Fin da quando è stato annunciato il nome di Dana Saber come nuova inquilina della casa del GF VIP 7 sono stati molti i telespettatori che hanno cominciato a borbottare. Il motivo è semplice. Si tratta di una delle concorrenti meno conosciute in assoluto di questa edizione del reality show. La cui fama, se così la si può chiamare, è legata alla luce riflessa di Diane Mello. Concretamente, c'è un solo motivo per cui Dana Saber ha potuto fare il suo ingresso nella casa in veste di vippona, qualche mese fa. La concorrente di origine italo-marocchina era stata pizzicata dai paparazzi di Whoopsae a scambiarsi appassionati baci in bocca con la Mello. Le immagini apparse su Instagram avevano subito scatenato, comprensibilmente, reazioni molto dure da parte degli utenti online, che avevano definito il tutto una pagliacciata. Ebbene, quando Dana Saber è entrata nella casa del GF VIP Diane Mello si è subito attivata, criticando l'amica, che a detta sua l'aveva sfruttata proprio per entrare nel reality. Qui le parole della modella brasiliana pubblicata pochi giorni fa su Instagram. Ognuno doveva fare il proprio percorso di vita e di lavoro e togliere dalla bocca il mio nome. Certamente ho fatto anche il mio percorso con tanto di sacrifici. Tutti vogliono attaccarsi per essere uguale a me. Ma devi nascere con l'essenza giusta. Io amo quello che sono e poi l'ho fatto anche vedere a tutti. Sulla carta, dunque, Diane Mello non avrebbe apprezzato che il suo nome sia stato tirato fuori a sproposito all'interno della casa. Ma la verità potrebbe essere, il condizionale è d'obbligo, ben diversa. Nelle scorse ore è infatti apparsa online una teoria che fa riferimento ad un vero e proprio piano segreto e che potrebbe spiegare molte cose.
Thank you.